Torna in strada la rabbia degli ex lavoratori della British American Tobacco che oggi hanno sfilato a Lecce per protestare contro la mancata riconversione della loro azienda, visto che anche la Iacobucci si è tirata indietro. La riunione del 17 marzo presso il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato il fallimento della riconversione e oggi circa 300 operai sono partiti dall'ex manifattura tabacchi per arrivare in prefettura e nell'attigua sede della provincia. Non esprime soddisfazione il rappresentante sindacale Diego Bevilacqua, ma ancora speranza. In seguito alla riunione ministeriale del 17 marzo, nel quale diciamo, anche il Ministero ha dichiarato il pieno fallimento di questa riconversione, siamo scesi in strada a protestare il nostro disagio. Siamo stati accolti dalla prefettura, dal viceprefetto dottor D'Aprea, al quale insomma noi abbiamo chiesto di farsi da portavoce per un tavolo congiunto delle istituzioni locali e dei sindacati in modo tale da insomma arrivare al ministero con un tavolo propedeutico forte delle istituzioni locali. Poi ci siamo stati anche accolti dal presidente della provincia Gabellone, il quale ci ha anche lui rassicurato sulla volontà insomma di continuare a sostenerci in questa nostra vertenza e farà anche lui da tramite tra regione, provincia, comune per insomma fare questo tavolo, fare un tavolo forte prima di arrivare al tavolo ministeriale. Sarebbe stato un killer professionista uccidere Trifone Ragone e Teresa Costanze. Il militare 29enne di Adelphi e la sua compagna martedì scorso sono stati freddati con 5 colpi di pistola alla testa, subito dopo essere saliti nella macchina posteggiata al Palasport di Pordenone. Secondo le prime indagini degli uomini del reparto crimini violenti del Rossi di Roma, solo un killer freddo e spietato sarebbe capace di agire in pochi secondi nell'affollato parcheggio di una palestra senza lasciare traccia. Per risolvere il rebus, dicono gli investigatori, bisogna capire in quale grosso guaio si erano cacciati questi due ragazzi. L'atrocità del delitto stona infatti con la vita tranquilla condotta dalla coppia. Nessuna pista è esclusa dagli inquirenti. Sull'accaduto indagano anche gli uomini del nucleo investigativo di Pordenone. È stata completamente carbonizzata dalle fiamme l'auto di un operaio 51enne originario di Brindisi. È accaduta la scorsa notte in via Metastasia nei pressi dell'abitazione dell'uomo, dove era parcheggiata l'autovettura. L'incendio, probabilmente di origine dolosa, è scoppiato poco dopo la mezzanotte. Da una prima ricostruzione della polizia, pare infatti che non si sia trattato di un incidente. A confermarlo, tracce di liquido infiammabile rinvenute sul posto dei militari. A dare l'allarme sono stati i vicini, svegliati da un boato che ha preceduto il rogo. I vigili del fuoco hanno immediatamente domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Paura al Mojito Club di Viale Virgilio a Foggia. La notte tra sabato e domenica, intorno alle 4, due persone con volto coperto, una delle quali armata di pistola, hanno fatto irruzione nel circolo privato, mettendo a segno una rapina. Svuotato il registratore di cassa del locale e rapinati anche il titolare e un frequentatore del locale. Si è trattata di un'azione fulminea, durante la quale i due malviventi non hanno proferito parola, tanto che non è stato possibile riconoscere nessun tipo di accento. Sull'accaduto sono in corso le indagini della squadra mobile di Foggia. Incidente stradale in via Regina Elena a Taranto. Per caso ancora da accertare, forse per la forte pioggia che ha investito la notte scorsa il capoluogo ionico, un bus della linea 8 di un Opel Corsa si sono scontrati lasciando ferite due ragazze. L'automobile ha avuto la peggio e si è ribaltata sul lato del guidatore. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, i vigili del fuoco e la polizia. Le due ragazze, immediatamente soccorse, sono arrivate in ospedale in codice rosso, ma fortunatamente hanno riportato traumi guaribili in pochi giorni. Io sono contento delle parole di Toti e di quelle di Roberto, che sono due riferimenti per me molto importanti. Io continuo a fare la mia ricerca lontano dalla critica, che però è una parte importante in un certo senso della stessa, la ricerca intendo, perché altrimenti non avrebbe senso una ricerca senza critica e non ci sarebbero cose da criticare senza ricerca. Io cerco di fare quello che meglio mi riesce, cioè inventare con giusta dose di piacere e ribadisco semplicità le mie immagini e poi di sforzarmi di proporle sempre in maniera nuova e un po'
moderna, visto che Lecce è per una strana forma, per una strana cosa, insomma, è un po' lontana dalle novità, e allora cercare di riproporle per me è un piacere. È una mostra che si sposterà sicuramente su Milano e poi all'estero, e speriamo che vada tutto bene, perché per il momento sta andando benissimo, sono molto felice. Un fotografo che sa trasmetterci delle emozioni usando una tecnica, quello dello still life, che è un po' paradossale. Still life vuol dire natura morta, ma evidentemente la sua è tutt'altro che natura morta, è proprio, sono immagini che ci sanno emozionare, che sanno parlarci e che sono prodigiosamente stampate. Nonostante il momento di grande difficoltà, nonostante l'embargo russo, la contrazione economica nel nostro paese, ma anche e soprattutto anche gli eventi calamitosi, noi probabilmente supereremo i numeri in termini di esportazione riscosso allo scorso anno. Abbiamo i dati del terzo trimestre 2014 che sono quasi uguali a quelli dell'annata 2013, quindi prevediamo di superare, nonostante questi problemi che abbiamo evidenziato. Ciò sta a significare che i nostri produttori ormai si sono organizzati, riescono a produrre un prodotto di grande qualità. Adesso dobbiamo essere noi sempre più bravi, insieme all'Union Camere, insieme alle politiche nazionali, di portare in giro per il mondo le nostre aziende, quindi dobbiamo fare un'attività di promozione e di internazionalizzazione sempre più concreta, che ci porta appunto ad avere un obiettivo, cioè quello di aumentare sempre di più le esportazioni. La matematica è il più importante strumento di conoscenza dell'agire umano, essendo la fonte di tutte le cose, come diceva Cartesio. Il suo fascino investe anche la città di Lecce, che per una settimana diventerà la capitale della matematica. Più di 800 studiosi provenienti da tutto il mondo si confrontano da oggi su temi di stretta attualità riguardanti la scienza dei numeri e non solo. L'appuntamento, che si svolge all'Hotel Tiziano, è organizzato dall'Università del Salento nell'ambito della 86ª edizione della conferenza internazionale GAM, Associazione Internazionale di Matematica e Meccanica Applicata, che ha l'obiettivo di favorire l'interazione e la collaborazione fra tutte le aree scientifico-tecnologiche. Il simposio si sviluppa in 24 temi che vanno dalla matematica alla meccanica, all'ingegneria, passando per oscillazioni non lineari, turbolenza e flussi reattivi, algebra lineare numerica, calcolo scientifico, metodi numerici per equazioni differenziali e così via. La maggior parte degli esperti che partecipano al simposio leccese provengono dalla Germania, ma anche da altri paesi europei, dagli Stati Uniti e dal Medio Oriente, e sarà anche l'occasione per conoscere il Salento e le sue bellezze. Lecce di nuovo al lavoro, oggi in preparazione della partita di sabato prossimo in casa del Catanzaro. Per i giallorossi si è riaccesa la speranza di conquistare la zona playoff, che ora dista due punti grazie alle mancate vittorie delle concorrenti, ma anche in virtù del successo di due giorni fa contro la Versa Normanna. La squadra salentina ha ottenuto i tre punti, pur evidenziando la solita dipendenza da Moscardelli e un certo disordine nella prima parte della sfida. Mister Bollini ha cambiato ancora le carte in campo, inserendo accanto al bomber le ali Lepore, Gustavo ed Herrera in posizione di suggeritore. Trazione anteriore che si è subito fatta valere con Herrera e Lepore, con Moscardelli che al tredicesimo minuto ha costruito il gol del vantaggio. Sette minuti dopo un tiro di Herrera ha lambito il palo, poi Moscardelli ha cercato il bis, prima con la zampata del leone, poi con la furbizia della volpe. Nel finale del primo tempo Salvi ha provato a far valere le sue doti balistiche, ma il gol è stato realizzato ancora da Moscardelli. Al 44esimo il centrattacco ha raccolto senza complimenti il regalo del portiere Lago Marzini. Lecce all'attacco anche nel secondo atto. Subito Moscardelli ha sfoggiato il suo sinistro, poi Dichiara ha messo alla prova i riflessi di Lago Marzini. Verso il decimo giro di lancette si è fatta vedere in avanti la squadra ospite con Mangia Casale. La Versa Normanna è stata la brutta copia di quella che si era fatta apprezzare negli ultimi tempi e al tredicesimo minuto Gustavo, imbeccato da Salvi, l'ha castigata. 3-0, ma tutt'altro che sazi i giallorossi, che sono andati ancora all'attacco. Per tre volte infatti Moscardelli ha bussato di testa alla porta campana.
Poi il bomber ha centrato il palo. Unico pericolo per la porta di Caglioni, la punizione di Giannusa al 45esimo minuto, finita sull'incrocio dei legni. Il Lecce ora prepara il test non facile di Catanzaro, sfida nella quale mancherà per squalifica Romeo Papini.